volevi fare delle domande alla Vale? Sì, perché inizia il nuovo anno, la Vale ha questo ruolo tra i tanti che ha di successo di la Vale dei Gossip. Sì. E per la Vale dei Gossip. Sì. Per il programma Alternanza Scuola-Lavoro sono arrivate delle domande da studenti e studentesse che tra le varie cose ipotizzano di fare questo mestiere. Che piacere, che piacere. La Vale dei Gossip. Quindi che consigli puoi dare tu alle studentesse e agli studenti? Era bello la Vale della Gossip. Anche. Della Gossip. È più bello, no? Vabbè. Ma, vabbè. E del ruoto? Ma volevo fotografare! Il ruoto? Il ruoto della Gossip. E poi ti dico, della pizza con la scarola che ho fatto. Non al ruoto, al rettangolo. Ma prego! Allora, la prima domanda che hanno fatto le studentesse e gli studenti è: a che ora preferisci andare a controllare il Gossip? Che ricordiamo è internazionale, copre proprio tutti. Allora, non c'è un orario. Cioè, il Gossip viaggia a tutte le ore. Per cui bisogna monitorare costantemente, soprattutto nel weekend e la sera, perché noi ci occupiamo specificatamente di Gossip oltreoceano. E quindi bisogna tener conto del fuso orario. Bene, okay. bellissima risposta. La seconda è: quali sono i siti, cioè le testate che segui per incrociare i dati? Tutte. Naturalmente le italiane tutte le straniere le principali tipo oggi abbiamo scoperto la NBC per su esempio Instagram. La NBC l'Huffington per in America lo segui? L'Huffington Post lo segue, il Daily Mail, il Daily Sun, il Daily Mirror? Daily Mirror, perché no? È che lo lasciamo dietro. La ABC, la BBC, la CBS, tutte le segue. CNN? CNN, perché no? Perché no? Dica lei. Vabbè. La terza domanda è se tre prove fanno un indizio nel mondo del crime. Sì. Quando ti accorgi che una tua intuizione potrebbe essere vera? No, non te ne accorgi mai finché non avviene. Quante prove hai bisogno? Nessuna. Tu vai, lei le sbaglia poi. Gente incinta ogni minuto. Ti lascia andare, devi interpretare, non approfondire mai. Sbilancia. Che bella. Bella caldo adesso anch'io. Molto caldo. Io per empatia ragazzi ho degli scalmani di menopausa.